Cari amici delle spettatori di Swiss World TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni e un bentornato in una nuova puntata di Alla riscoperta dei sapori. Quest'oggi ci troviamo nei monti di Arosio, ci troviamo precisamente all'Alta Magliasina, allevamento, una delle produzioni più importanti di carne nostrana del nostro territorio. Quindi andiamo a scoprire bene come viene provotta questa carne, ma soprattutto andiamo a scoprire come vengono allevati questi bovini. Ci ha raggiunto il titolare dell'allevamento Giovanni Berardi. Questa oramai è un'attività che porti avanti da tantissimi anni. Ma è precisamente dal 1994, dove ho creato questa azienda agricola. Io ero un giovane agronomo, appena diplomato al Politecnico di Zurigo, e vedendo questi territori. Che sono dei territori con pascoli magri e, e territorio anche alpestre quindi alpeggi sopra i 1200 metri. Ecco che mi sono un po' inventato di introdurre questa razza di mucche, che è una razza originaria della Scozia. Precisamente si chiama Highland Cattle, quindi sono le mucche delle, delle Highland, che è una regione nel nord dell'Inghilterra? Beh, Giovanni. Qui siamo nei monti di Arosio, siamo proprio a una decina di minuti dal centro di Lugano, però effettivamente sembra proprio di vivere su un altro mondo. Beh sì, qui abbiamo questa famosa strada, si chiama Penodra, che separa Gravesano da Arosio, sono 24-25 tornanti uno dietro l'altro. 5-6 minuti di percorrenza, ma veramente si cambia mondo. Si va dal mondo diciamo industrializzato, edificato, eccetera, in un mondo dove c'è un villaggio con 5 frazioni, eh, dove abbiamo circa 1400 abitanti, si vive bene e c'è molto anche territorio che viene gestito da alcune aziende agricole presenti nel comune. Bene Giovanni, entriamo un po' più nel particolare di come vengono allevati questi bovini. Ricordiamo, sono, come hai detto, delle vacche scozzesi. Eh, hanno una particolarità che non vengono allevate in stalla. Esatto, e questo deriva un po' proprio dalla loro eh, conformazione morfologica. Vediamo molto appariscente questo pelo lungo che è formato da diversi strati. In inverno, nello strato principale c'è una, una forma di lanugine, e poi ci sono questi peli che sembrano dei capelli molto lunghi. Questo permette di isolarle eh, dal freddo. E anche quando ci sono precipitazioni, l'acqua o la neve eh, scorrono eh, sul pelo e non raggiungono diciamo, la, la pelle. Naturalmente un animale di questo tipo, come tutti i ruminanti, se sono convenientemente foraggiati, quindi devono ricevere foraggio a volontà, ecco che possono eh, vivere tutto l'anno all'aperto senza problemi. In, in Canada eh, vengono tenute addirittura fino a meno 20-25 gradi. Anche bovini anche di altre razze, voglio dire che proprio una, nella loro fisiologia il, il fatto di ruminare la fermentazione che avviene del, del, del fieno nello stomaco, nello stomaco, procura loro il calore l'energia per eh, poter sopravvivere. Questo è un luogo assolutamente bellissimo, ma togliamo una curiosità: eh, i bovini rimangono qua durante tutto l'arco dell'anno? No, questo qui è un po' il quartiere invernale. Eh, gli animali poi in primavera si spostano sui successivi pascoli, cominciano a prendere erba fresca e eh, successivamente si va in alpeggio, che siamo a una quota tra 1200 e 1800 metri eh, eh, sulla, sul livello del mare. Facciamo l'alpeggio di circa sei mesi, poi si rientra ai monti dove siamo adesso e poi al quartiere invernale eh, anche che si può trovare anche più in basso. La carne eh, è una carne quindi del tutto naturale perché gli animali ricevono esclusivamente dell'erba durante il periodo estivo di transumanza oppure del foraggio conservato, vale dire del fieno durante l'inverno. Quindi niente mangimi. No, al limite ricevono qualche sale minerale, questo perché non lo trovano, diciamo, in natura del sale pastorizio, come si dice. Ma per il resto è una carne del tutto naturale, ha anche una particolarità di essere a fibra corta con molti, eh, diciamo, eh, microelementi che sono, la, la, la rendono, diciamo, una carne leggera, digeribile e abbiamo una buona richiesta anche di vendita. Beh, ma proprio parlando di vendita, dov'è che si può acquistare questa carne? Noi facciamo vendita diretta, forniamo al cliente una lista e si possono ordinare le varie pezzature anche in piccole quantità già porzionate sotto vuoto e poi le riforniamo, riforniamo diciamo, a domicilio oppure si viene a ritirare in azienda. E poi abbiamo anche una fornitura presso Comprobio, una cooperativa di produttori e consumatori biologici e anche lì abbiamo un, un discreto riscontro in questo canale di vendita. Bene amici telespettatori di Swiss World TV, vi ringraziamo di essere stati con noi in una nuova puntata di Alla riscoperta dei sapori, ringraziamo Alta Magliasina Allevamento e Giovanni Berardi per esserci stati da guida e averci fatto conoscere tutti i retroscena di produzione delle proprie, eh, dei propri bovini e ci vediamo nel proseguimento di programmi di Swiss World TV. Da Axel Paderni è tutto e linea alla regia.